meriti per questa riuscita di questo torneo quest'anno sono solo ed esclusivamente dei ragazzi, di Alessandro Marchese, di Angelo Cioffi, di Alessio Iglio e di Salvatore Tancredi. E i ragazzi sono impegnati al massimo e i risultati si vedono. 10 giorni il pienone, cioè tutte le sere c'era gente e come vedete stasera ci sta gente e i ragazzi meritano questo successo, anche se questa manifestazione è una manifestazione che è da 20 anni che va avanti e riesce sempre bene, per fortuna. Approfittiamo della tua presenza per domandare della pallavolo agonistica. Quest'anno ci sarà la Serie D, quindi un ritorno in grande stile a Cervinara. Dovrebbe esserci il palazzetto ad ospitare la squadra del Cervinara, sarà così o si dovrà emigrare anche quest'anno? No, io penso dai contatti avuti con l'amministrazione, con il sindaco, stanno risolvendo gli ultimi problemi per il palazzetto che ad oggi è funzionante, quindi penso ancora un poco di burocrazia, però alla fine non ci dovrebbero essere problemi. Noi abbiamo allestito una squadra maschile di Serie D, campionato regionale, e una squadra di prima divisione femminile, quindi saremo impegnati in 2 campionati, uno regionale e un altro provinciale. Tutta la pallavolo dei bambini hanno giocato anche in questo torneo, perché l'anno scorso abbiamo messo su una scuola di pallavolo con 80 bambini e questo è il più grande successo. Tutti avete riconosciuto la canzone di Rocky? Composta da Olga De Santis, Claudio Ferraro, Antonio Busto, Villa Arzilli, alias Top Car Service, eccoli qui. Ok, potete. C'è anche l'altra squadra? Sì, allora un po' tutti a tempo di musica, cortesemente con le mani, forza! Emozione, 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 sì! Dai che parte la rimonta, dai! Servono, tutti con le mani su, guarda Salvatore, guarda! Tutti un po' a tempo di musica, dai! Eh sì, speriamo che questi atleti vengano il prossimo anno a darci una mano con la scuola pallavolo. A dire il vero, è il primo anno che, come ho già detto, facciamo questa categoria Under 13 e siamo molto soddisfatti del risultato. Ci sono giovani atleti molto interessanti che possono far bene alla pallavolo a Cervinara. Una pallavolo a Cervinara che si appresta ad iniziare la preparazione, anche perché in vista del futuro campionato sicuramente ci sarà da lavorare per ricreare l'entusiasmo e il gruppo che a Cervinara manca tanto tempo. Sì, inizieremo la preparazione penso il 4-5 settembre. Per affrontare il campionato regionale di Serie D maschile attendiamo che escano i gironi per vedere un attimino le squadre con cui dovremo combattere, insomma, e niente, siamo pronti, dobbiamo lavorare, la squadra è nuova con tutti i ragazzi locali e speriamo di fare bene, c'è tanto lavoro da fare ma noi ci crediamo, insomma. Sei tu la capobanda.